Cari amici trader, buongiorno. Oggi è lunedì 17 settembre. Andiamo a fare le analisi come di consuetudine. Oggi è giornata tranquilla. Lunedì, ma andiamo a vedere il calendario cosa ci presenta. Sono le 5:35, vuol dire 11:35 da voi in Italia. Allora, il calendario vedete che oggi presenta, scusate che vado in alto. Eccolo qua, vedete che non c'è niente di importante, ci abbiamo solo alle 11 l'IPC annuale che rimane invariato sull'euro-dollaro e poi giornata tranquilla. Euro-dollaro, vedete che su il daily sembra andare al rialzo il 2 mesi, e per il momento finché non rompe la 350 bisogna aspettare. E Euro-USD sui cicli inferiori, vedete che euro-dollaro al momento è al ribasso, 1 giorno e 2 giorni al rialzo, 4 giorni sembra voler girare al ribasso, però si aspetta. GBP USD al momento, GBP USD sembra voler andare al rialzo, 2 mesi, vedete che ha girato, e GBP USD sui cicli inferiori, vedete che si trova al momento sotto la 55, trend al short, vedete che sembra voler girare al ribasso, con attenzione all'MCD potrebbe adesso fare un piccolo ritracciamento. USD, GBY, il dollaro yen, vedete che si trova in una fase adesso qui al rialzo, andiamo a vedere su questo massimo, vedete che lo metto qui, però qui è un G4, qui aspetterei prima di entrare e non faccio niente. E USD, GBY sui cicli inferiori, vedete che il trend per il momento è ancora al rialzo, vedete, tutto al rialzo. USD CAD al momento, USD CAD si trova in una fase laterale sui cicli maggiori, al momento qua non si fa niente, e USD CAD sui cicli inferiori, vedete che al momento sembra voler girare, è al rialzo, 2 giorni anche al rialzo, 4 giorni invece short, per il momento qui aspettiamo, vediamo cosa succede alla 350. AUD USD al momento, AUD USD il trend continua ancora short sui cicli maggiori, e AUD USD sui cicli inferiori, vedete che il trend rimane ancora short. Gold, XAU USD trend rimane, sembra ancora short, sembra voler girare a rialzo, però qui aspettiamo e non facciamo niente. XAU USD sui cicli inferiori, trend rimane per il momento ancora short. Qui sposto questo, vediamo cosa succederà qui a 1192. Poi andiamo a vedere il US 30 al momento, il trend rimane ancora long sui cicli maggiori, e US 30 sui cicli inferiori. Vedete che il trend per il momento sembra voler girare al ribasso, però alto i 2 giorni e i 4 giorni. Poi DAX al momento, il DAX rimane short sui cicli inferiori, ci potrà essere adesso un ritracciamento. DAX sui cicli inferiori, vedete che il DAX sui cicli inferiori per il momento è in una fase di rialzo, ritracciamento. E terminiamo con US Oil. Vedete che US Oil al momento trend rimane ancora al rialzo, per il momento qui si aspetta, e US Oil sui cicli inferiori, vedete che il trend rimane ancora al rialzo sui ciclo 1 giorno, 2 giorni però short, 4 giorni al rialzo, qui si aspetta. Io vi auguro ancora una buona notte, adesso farò l'analisi sulle candele camerina, farò gli aggiornamenti e poi vi aggiornerò. Buonanotte a tutti e ci sentiamo domani.